Ehi la ciurma, io sono Mazzatest e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels of the Gatewatch. Ultima parte della campagna, speriamo di lanciarci alla grande. I titani Eldrazi, Ulamog e Godzilla che incombono sul gruppo di Planeswalker, noti come guardiani, per qualche Oath of the Guardians. Per avere qualche speranza di sopraffare due delle più grandi minacce del multiverso, addirittura i Planeswalker dovranno coordinare i loro attacchi. Per questa battaglia servirà la forza di tutti i guardiani e dei loro alleati. Quindi sarà di nuovo un mazzo probabilmente come quello della scorsa volta, tutto un mix di mix. Mix! 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 Zio, cos'è? 40? Devi liberarti una volta per tutte i titani Eldrazi che hanno seminato il terrore su Zendikar. Sono potenti, ma i guardiani accorreranno in tuo aiuto durante la battaglia. Quindi forse avranno delle carte Planeswalker. Immagino. Cosa sta succedendo? Cos'è tutto sto lago? Oddio. Allora, mi dice di giocare Ruscello nella prateria. Ok, sì, ci sta. Se abbiamo di nuovo un mazzo così un po' mix mixoso. Adesso mi è rimasta in testa sta canzone. Ogni qualità di un'altra creatura in colore entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo. Puoi cambiare la forza della costituzione in base del Mimic e il Drazi nella forza della costituzione di quella creatura fino alla fine del turno. Oh day! Quindi vuol dire che se io gioco una porta. Ah sì, guardate che ci sono il giuramento di Chandra, il giuramento di Nyssa, il giuramento di Gideon, il giuramento di Jace. Raddoppio delle braccia, ok. Come funzionano sti tizi? Scusa, quando il giuramento di Nyssa entra nel campo di battaglia, guarda le prime tre carte del tuo grimorio, poi libera una carta creatura terra planeswalker, scelta tra esse e aggiungerla alla tua mano. Metti l'altra in fondo al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Un altro Mimic Eldrazi. E io ancora non ho niente. Ma cos'è che abbiamo qua giocato? All'inizio di alcuni dei tuoi turni un membro dei guardiani si unirà alla battaglia. Ah. E questo? Invece di pescare una carta ogni turno i titani Eldrazi mettono una distesa sul campo di battaglia e aggiungono una carta non terra alla loro mano. Oh, brutta storia. È una partita molto particolare. Non so se riusciamo a combinarci qualcosa. Tra l'altro ho il cellulare vicino al microfono che continua a vibrare, porca d'una miseria. Eccolo che vibra ancora, ma forse non lo sentite più. Consigli sulle regole risveglio. Una magia lanciata per il suo costo di risveglio avrà il suo effetto normale e trasformerà una delle tue terre in una creatura. Ah, interessante. Cos'è questo? Risveglio. No, e questo forse che risveglio. Risveglio 6. 6 qualsiasi più 3 acqua. Se lanci questa magia per quel costo, metti anche 6 segnalini più 1 su una terra bersaglio che controlli. Adesso diventa una creatura elementare 0-0 con rapidità. E ancora una terra. Oh dei. Però sì, devi pagare tipo uno strafotto di soldi di mana. Cosa potrei giocare? Posso giocare tutti i giuramenti. Oh, mi è entrato il Planeswalker Jace Beleren. Allora, più 2 ogni giocatore pesca una carta. Meno 1 giocatore bersaglio pesca una carta. Meno 10 un giocatore bersaglio mette nel suo cimitero le prime 20 carte del suo grimorio. Io faccio così, ogni giocatore pesca una carta. Il monolito è molto interessante, però non ho creature. Ah, lui comunque mi dice di continuare, i suggerimenti me li darà dopo comunque. Con questo potrei effettivamente, però ci metto un sacco per fargli eliminare tutto il grimorio. Mi dice giuramento di Gideon. Quando il giuramento di Gideon entra nel campo di battaglia, metti sul campo di battaglia due pedine creatura alleato core 1-1 bianche. Ogni planeswalker che controlli entra nel campo di battaglia con un segnalino fedeltà addizionale.
Vabbè, fidiamoci. Un giocatore può controllare solo un esemplare di ogni permanente leggendario alla volta. Ah, di quello. Se un giocatore controlla due o più permanenti leggendari con lo stesso nome, quel giocatore ne sceglie uno e mette gli altri nel cimitero dei rispettivi proprietari. Ma non ha lo stesso nome. Questi sono dei giuramenti diversi, credo che siano. Pesca tre carte, qui scarta due carte. Contorsione spaziale. Una creatura bersaglio prende più 3, meno 3 fino alla fine del turno. Oddio. Vabbè, mi ha ucciso un alleato core. In due me lo uccide, vabbè. Fortuna che sono alleati core. Perché non ha fatto la mimic con quelli? Oh Cristo. Di sto passo me lo uccidono, Jace Beleren. Di sto passo me lo uccidono, Cribbio. Cosa mi suggerisce di fare? Non mi suggerisce niente, st'uomo. Io giocherei l'acqua, perché per ora ho bisogno di più acqua. Quello là che mi chiede due acqua, poi più là. Io devo per forza fare questa. Per evitare che mi muoia malamente. E userei questa. Continuiamo e vediamo un po' che cosa ci consiglia. Ci consiglia di usare il Manalito, ottima idea. Ah, e poi di usare il giuramento di Chandra. Quando il giuramento di Chandra entra nel campo di battaglia, infligge 3 danni a una creatura bersaglio controllata da un avversario. All'inizio di ogni sottofase finale, se un Planeswalker è entrato nel campo di battaglia sotto il tuo controllo in questo turno, è entrato, ok. Il giuramento di Chandra infligge 2 danni a ogni avversario. Buon discorso, perché non l'ho giocata prima? Non lo so. Sì, ok. Ah, io distruggerei una di quelle due creature. Ottimo discorso. Allora, lui gioca un incolore e pesca una carta. Non terra. E attacca direttamente me. Non so se può sacrificare. Sì, la sacrifico. Tanto posso riusarla poi con Chandra. Chandra con Nissa il turno dopo. È una partita molto interessante effettivamente questa. Allora, cautela. Tappando aggiunge. Ok. Non mi piace, non mi piace. È entrato anche Gideon. Allora, innanzitutto io, vabbè, giocherei una foresta. Una terra selvaggia in evoluzione cos'è? Prima carta terra base mettere sul campo di battaglia tappata. Ma posso usarla questa? Tanto non. Prendiamo un'acqua. Allora, Elfa Cavalcacielo. Vabbè, questi sono dei discorsi che vediamo, possiamo vedere dopo. Allora, ogni giocatore pesca una carta. Io esilierei volentieri questo. Poi, allora, vediamo un attimo qua.
Metto una creatura pianta verde. E con Gideon cosa posso fare? Gideon diventa una creatura alleato soldato umano 5-5 con indestruttibile che è ancora un planeswalker. Proviamo. Ah, ma il costo di 0 aveva. Metti un alleato cavaliere 2-2 bianco, forse era meglio. Però se un altro ora se mi attacca il turno dopo. No, ma non mi conviene giocarla perché ho poco mana di colori diversi da usare. Prendi tre carte del tuo grimorio. No, io userei questa. Giusto per non sprecare il mana. Ok. E andrei quindi a guardare le prime tre. C'è una carta da aggiungere alla tua mano. Cautela travolgere. Entra il campo di battaglia con un segnale più uno per ogni colore di mana speso per lanciarlo. Sì, io terrei questa. Gliel'ho fatta vedere, ok, ma. Aggiungi la tua riserva di mana. È un 0-1. Allora, per ora iniziamo a fare un pochettino la questione più interessante. 3-2. Quando muore rivela la prima carta del tuo grimorio. Puoi mettere quella carta sul campo di battaglia su una carta permanente con costo di mana convertito pari o inferiore a 3. Altrimenti tienila in mano. Non mi piace quella. Avrei potuto esiliare quella piuttosto che l'altra che ho esiliato prima. Adesso mi fa un pacco di danni e mi uccide Jace. Quanto vuoi scommettere? Con quella non può attaccarmi. Per fortuna. Sono a rischio di brutto qua. Qui ti blocco. Avrei dovuto usare l'abilità quella da zero qua. Però no, forse è meglio che ho usato quello, almeno così è un pochettino più forte e può reggere un pochettino di più se lo attaccano. Allora, io andrei a giocare la foresta innanzitutto. Poi un alleato cavaliere 2-2 bianco. Un 0-1 verde. E ogni giocatore pesca una carta. Allora, vediamo cosa mi consiglia lui di fare. Attaccare no, di certo. Allora, Girovago Silvestre mi consiglia. Che effettivamente è un'ottima 4 su 4, sì. E qui l'elfa cavalcacielo, però posso usare solo. Posso usare meno mana, non mi conviene. Giuramento di Jace invece. Pesca 3 carte e poi scarta 2 carte. All'inizio del tuo mantenimento profetizza X. E no, io andrei con il giuramento di Jace allora. L'elfa cavalcacielo mi conviene giocarla all'inizio del turno. Quando ho tutto il mana disponibile. Allora, scegli una carta da scartare, due ne devo scartare, eh. Allora, io scarterei. Questo e questo scarterei.
L'isola mi serve perché ho intenzione di usare aprire il velo d'acqua con il risveglio. Un 4-4 non mi piace, potrebbe uccidermi ogni Planeswalker volendo con quel 4-4. Gideon devo assolutamente fargli fare quello con il più per difendersi. Cribbio un 6-6. E poi cosa fa con quello? Mi ha esiliato quello. Porca miseria, si è messi male adesso. Si è messi molto male. Perché mi attacca quello? Ah, per fargli togliere 4, effettivamente sì, ha senso. Uccido. No, uccido questo. Ma questo a travolgere, scusa? No, confermo il blocco così. Ah sì, no, effettivamente mi diceva, vuoi bloccare con due? No, perché tanto ci muoiono, cioè si sarebbero morte entrambe. Chandra. Quello da mettere in cima. Vuoi dire questo e questo? Allora, giocherei l'isola. Allora, qua ho bisogno che mi salga la gente, sennò... Ah, questo ci rischia di morire. Se io facessi a ogni creatura infliggi 4, forse perdo Chandra, ma mi porto in una situazione di vantaggio. Farei questa. Cioè ancora non muore Chandra, però... Poi farei un 0-1. Rischio di perdere Chandra al prossimo giro, ma... Vediamo cosa mi consiglia di usare sto giro. Il mana lito. Perché il mana lito? Risveglio, com'è che è risveglio? Più 3, metti anche 6 segnalini su una terra bersaglio che controlli ed essa diventa una creatura elementale 0-0 con rapidità. Io, a me piacerebbe usare questa, ma ho 6 più quello. Cioè 1, 2, 3, 4, 5, no, me ne manca uno. Sarebbe il manalito. Però mi conviene forse di più usare una di queste che... Ogni qualcosa che terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, metti nel campo un elementare 5-5 rosso e verde. Perché non questo? A me piace questo, scusate, ma gioco lui. Cribbio.
ha delle carte molto OP. È una battaglia molto tosta. Sono già passati 20 minuti e 2-3. Volendo il turno dopo può seccarmi Chandra. Le carte da mettere in cima al Grimorio. Allora, la prima che vorrei è... questa. Poi questa, poi questa, poi... poi no, poi questa e poi questa. Ma non mi ha dato quello che gli ho detto di... che volevo, vabbè. Panorama di fronde. Allora, io andrei con... non so se usarla questa, perché potrei attaccare, se lui blocca, potrei decidere di ucciderlo. Un cavaliere 2-2 bianca mi serve, sì. Ogni giocatore pesca una carta. Faccio ancora questa, poi tra un po' magari uso l'altra. Guarda già quanta gente c'è in campo. Allora, continua. Vediamo il turno di attacco. Allora, lui cosa mi consiglia di fare? Beh, questi tanto mi spariscono, quindi con quelli attacco. E attaccherei anche con l'alleato cavaliere. Blocca. E questa è un'ottima cosa, perché prenderà due pizze in faccia. Se io uso ancora l'abilità di Nissa potrei ucciderlo. Di Chandra. Ah, ma no, non l'ho già usato per evocare gli elementali, stupido che sono. Vabbè. Non ho niente per togliere di quel punto vita, vero? Qui mi dice usa il manalito. Perché devo usare il manalito? Ma perché non posso usare l'altro, se no. Non posso usare poi aprire il velo d'acqua se non uso mai il manalito. Posso giocare due di manaliti, forse. Amici, poi usa l'elfa cavalcacero. E andiamo, andiamo. 5 su 5. Oddio, cos'è questo? Quando lanci Ulamog, esilia due permanenti di bersaglio. Ogni qualvolta Ulamog attacca il giocatore in difesa, esilia le prime 20 carte del suo grimorio. Oh, cribbio! Oh, cribbio! Questo è gravissimo! E io voglio l'elfa cavalcacero. Oh. Proviamo con questo. Io sono messo molto male qua. Jace Beleren.
Dovrei attaccare con tutto adesso. Di sicuro mi ucciderà qualcosa. 2, 3, 4, 5. Uno da 6 mi ucciderà. Però se non altro gli riesco a far passare un po' di danni. Crebbio mi ha esiliato 3 planeswalker con quella crebbio di carta. Mi ha esiliato questa. Ah no, non mi ha bloccato quella. Cosa mi ha bloccato? Ah no, quello sì, mi ha bloccato l'altra, sì. Adesso arriverà anche la storia. Però quello là, se non sbaglio, quando muore io posso infliggere 3 danni. Che non andrò a infliggere a Ulamog, perché tanto non ci muore lo stesso. Non so se infliggerli all'altro che ha, al custode delle geometrie. O a lui stesso. Non andare sul custode delle geometrie. Ok, adesso cosa possiamo fare? Questo quando viene giocato... Sì, quindi non mi conviene farlo tornare. 4 pedine con cautela. Sì, andiamo di quello. Riesco a giocare qualcos'altro? Una radura delle braccia e... Ma quando lo fa rientrare mi esilia 2 tizi. Non so se hai capito. No, gioco il manalito. No, ho solo 2 carte. Non mi conviene, devo giocare all'inizio del prossimo turno. E si mi attaccherà con Ulamog di sicuro. Oh! Oddio, non possono attaccare o bloccare? Bloccare! Mi uccide Gideon. E mi fa scartare 20 carte. O chiudo in questo turno. O chiudo in questo turno. In fondo. Non scusa Becco, ma... Cautela dei titani. Una caduta dei titani. Ma 9 non ci arrivo comunque. Io farei il meno 1. Forse conviene dopo l'attacco. Potrei uccidergli qualcosa. Sì, glielo uccido. L'ho anche ucciso lui!
Oh, santi nomi, sì. Per cortesia, perché qua se no avrei perso. Il turno dopo perdevo perché mi faceva scartare 20 carte e non ne avevo più. Oh, è andata benissimo. 30 minuti è durata. Nuove carte sbloccate. Oh, favoloso. I titani sono caduti. Da soli i guardiani non ce l'avrebbero fatta, ma insieme hanno trionfato. Libero dal flagello degli Eldrazi, Zendikar ha un'opportunità per rinascere e una nuova vita. Sta già rifiorendo. Alleluia. Oh, santi nomi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Sono state aggiunte nuove carte alla tua collezione. Yeah. Che tanto non usiamo. Archetipo sbloccato, alleati. Travolge il tuo avversario con un esercito senza fine di alleati. Metabolizzatore. Manipola le risorse dell'avversario. Procurati gli strumenti per prendere il controllo della partita con potenti abilità e entra in campo. Combina più magie in ogni turno per schiacciare i tuoi nemici. Decadimento vacuo. Padroneggia il portiere. Ok. Ok, ottimo così. Allora, ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto, anche perché è durato una vita e mezza. Noi ci vediamo col prossimo episodio di Magic Duels, che quindi sarà su. Come si chiama già? Shadows Over Innistrad. E vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata!